2 anni fa Papa Francesco ha invitato le comunità parrocchiali e religiose ad accogliere i religiosi, a dare un segno di accoglienza proprio nei confronti di quelli nei confronti dei quali c'era una difficoltà. E noi abbiamo pensato di aderire a questa proposta. E con l'aiuto della Caritas, che ha messo a disposizione un assistente sociale e una tutor, abbiamo già accompagnato una famiglia che veniva dal Congo. E nel giro di 2 anni, hanno trovato entrambi un lavoro e una casa in affitto, così da camminare autonomamente. È stato molto bello con loro, vivere la festa di saluto, ecco, con tutta la comunità, sì, perché noi cerchiamo di coinvolgere non solo un piccolo gruppo di volontari, ma anche l'intera comunità, dando notizie, tenendo aggiornati su quello che sta succedendo e poi in alcuni momenti avendo la possibilità di festeggiare, di celebrare i passaggi importanti di questa esperienza. Da qualche mese ospitiamo una seconda famiglia, questa volta proveniente dalla Nigeria. Il progetto ICO di accoglienza, che per quanto ci riguarda, vede una famiglia ospite nella parrocchia, in locali che la parrocchia ha messo a disposizione di questo piccolo nucleo, formato da papà, mamma e 2 bambini, una bimba di 3 anni e un piccoletto Davide di 1 anno. È una famiglia che conosciamo ormai da qualche mese e nei primi mesi sicuramente ci siamo dovuti conoscere con la famiglia, diciamo creare anche un po' una relazione e naturalmente anche ricompattarci anche noi come gruppo di volontari in parrocchia e darci anche un po' dei compiti in quello che è stato l'accompagnamento e l'inserimento di queste persone. Avevano già fatto un percorso precedente con il centro a stalli, noi abbiamo proseguito il loro lavoro. Il tipo di esperienza, se sicuramente è stato molto arricchente sul piano umano, sicuramente ogni tanto è stato anche difficile perché proprio dove magari non pensavamo di incontrare delle difficoltà, ci siamo scontrati con quello che poi magari invece è un atteggiamento purtroppo diffuso, che uno non si aspetterebbe, magari anche di come dire, chiusura rispetto a come dire, lo straniero, l'estraneo e il diverso. Nel giro di qualche mese abbiamo buona speranza che anche loro possano camminare con le loro gambe e li avremo semplicemente sostenuti in questo percorso. La comunità partecipa volentieri, fin dall'inizio è stata coinvolta e volentieri coinvolta in questo progetto e sta accompagnando come qualche cosa che ci rende lieti, che ci fa felici. Sappiamo che la più grossa difficoltà sarà, diciamo, in questa seconda fase del progetto, quella proprio di, come dire, andare verso l'autonomia, perché la ricerca di un appartamento, di un alloggio, chiaramente non è facile, per diciamo, i limiti economici e anche, non nascondiamocelo, proprio per le difficoltà date dalla, diciamo, tipologia di famiglia, però siamo abbastanza, come dire, confidenti perché poi è soltanto insistendo caparbiamente che poi le cose sicuramente possono modificare e chiaramente lasciare anche un segno duraturo. Sono Ariete Ikanja, sono venuta dal Congo, sono mamma di due bambini, sono venuta qui in Italia da 3 anni fa. Miei figli si chiamano Ezechiele e Kerene, Ezechiele ha 3 anni e Kerene ha 1 anno e tre mesi. Siamo venuti qui nella parrocchia San Damaso perché era un po' di difficoltà con il mio marito. Siamo andati alla Caritas per chiedere un aiuto per mia famiglia, per essere insieme con il mio marito. Ecco perché la Caritas hanno scelto
questa parrocchia San Damaso per noi, e loro hanno detto di venire qui per essere insieme, per cominciare la famiglia qui in Italia insieme con il mio marito. Ecco perché noi siamo venuti qui nella parrocchia San Damaso. Siamo stati qui nella parrocchia San Damaso adesso fa un anno e sette mesi già. La gente dentro qui della parrocchia, loro sono, quando siamo venuti prima, loro erano felici di vedere nostra famiglia insieme con il mio marito. La gente di qui sono molto gentile con noi, cominciamo con il padre, lui è molto gentile con noi. Però adesso ho trovato già lavoro, noi abbiamo una possibilità di avere un appartamento per noi, per essere autonoma. Ecco perché forse a febbraio noi andiamo di là per essere insieme con i miei famiglie.